Giovanile di Laga, lo dimostrano gli episodi dei giorni scorsi tra i ragazzi dai 13 ai 17 anni pronti ad usare il coltello fino ad uccidere. In prefettura un incontro con le università per analizzare il fenomeno, cercare di arginarlo. Alessandra Barone. Si è concluso poco fa a Palazzo di Governo un incontro dedicato alla criminalità giovanile, un fenomeno in crescita. Nel 2020 286 minori denunciati, 110 quelli arrestati, dati che segnano un incremento di violenza tra i ragazzi che sempre più spesso escono di casa armati. Il prefetto Valentini ci ha rilasciato questa intervista. Soltanto nell'ultimo mese abbiamo avuto 18 importanti fatti di cronaca che hanno riguardato minori. È un fenomeno, questo della devianza grave minorile, che ci preoccupa, dal bullismo ai reati predatori alle forme collaterali alla criminalità organizzata. Nella giornata di oggi lanceremo una ricerca specifica secondo dei modelli predittivi che ci consentono di prevedere gli sviluppi di determinate forme di criminalità. Quali sono gli interventi che intendete mettere in campo? Oggi abbiamo anche la presenza del Presidente del Tribunale dei Minorenni e del Procuratore del Tribunale dei Minorenni, perché uno degli interventi sicuramente è a livello normativo e legislativo, che presenta ancora delle criticità. Infine c'è un problema che riguarda la prevenzione sociale anche delle forze dell'ordine e il rigore nella punire i comportamenti che violano la legge. L'anno della pandemia ha peggiorato le condizioni di tanti ragazzi. Il periodo di lockdown e il periodo prolungato di chiusura delle scuole ha elevato il rischio dell'attrazione dei minori in ambiti che sono quelli della devianza.